Ci siamo, Mavic Mini DJI Spark, confronto finalmente, oggi la giornata lo permette, dopo tanto tempo non piove a Firenze, quindi seguite il video fino alla fine, Mavic Mini vs DJI Spark, lotta interna alla famiglia DJI. Sigla! Mavic Mini, prima grandissima differenza rispetto allo Spark, e lo vedremo in volo, questo è, fa onestamente la differenza, il gimbal su tre assi meccanici, questo è il gimbal su due assi, pertanto in questo tipo di movimenti chiaramente lui soffre sul movimento traslatorio, quindi quando si fanno gli spostamenti laterali sicuramente la differenza si sente. Al gimbal su tre assi, derivato in qualche modo dal Mavic Air, e chiaramente questo gli consente una prestazione in più rispetto allo Spark. Quindi sulla carta non c'è partita, chiaramente Mavic Mini si presenta enormemente avvantaggiato rispetto allo Spark, ma vediamolo in volo, facciamo delle brevi riprese, ci vediamo quindi a fare considerazioni finali dopo aver fatto un test di ripresa e contemporaneamente chiaramente di spostamento laterale e di rotazione sul proprio asse, quindi di yaw, in modo da capire effettivamente il vantaggio del gimbal fra i due droni. Quindi metto in moto, faccio partire i droni e vediamo la loro reazione in volo. E decolliamo. Siamo in registrazione, vediamo le immagini e vediamo come il nostro Mavic riprende le immagini in volo. DJI Spark o Mavic Mini, la battaglia è veramente dura, è interna alla DJI. Portabilità, sono sostanzialmente equivalenti, è chiaro che una volta chiuso il Mavic Mini diventa ancora più portabile dello Spark, quindi per la portabilità, la maneggevolezza e quant'altro sicuramente la mia scelta va per il Mavic Mini. Costruzione, ambedue sono ovviamente droni DJI, quindi sulla qualità secondo me c'è poco da dire. Spark appare più consistente, appare più solido, appare più resistente, e il Mavic Mini dà l'idea di essere un po' più leggerino, è tutto in plastica, lo Spark ha tutta la struttura di sostegno delle eliche in metallo, quindi sicuramente come costruzione, come affidabilità, almeno così a impatto visivo, vedremo poi nella durata, come costruzione quindi vince lo Spark. In volo, il discorso va differenziato, la componente in volo di quello che è il segnale, quindi la risposta che il drone dà rispetto al volo, secondo me vince il Mavic Mini. Invece se si guarda la velocità, la risposta dei comandi, soprattutto in salita, vince lo Spark. È decisamente superiore, è molto più veloce, e questo aiuta perché il Mavic Mini, per arrivare in quota per così dire, ci mette molto più tempo. Quindi Mavic Mini vince se parliamo di risposta al segnale, Spark vince se parliamo di reattività. Leggerezza, ecco uno degli argomenti più caldi, 250 grammi, 3 centinizzato, 300 grammi, ma per prendere un 3 centino occorreva spendere dei soldi. La normativa è cambiata, ormai lo sapete,
dalla prossima estate è definitiva, già c'è un nuovo regolamento ENAC. A questo punto, purtroppo, lo Spark, nonostante sia stato per tanto tempo un trecentino senza patentino, supera, anche se trecentinizzato, i 250 grammi. Quindi, per il peso, in vista della nuova normativa, ovviamente vince lui, vince Mavic Mini, perché è già pronto con 250 grammi alla nuova normativa che entrerà in vigore dal 15 dicembre. Autonomia, quasi 30 minuti, Mavic Mini. Dai 14 ai 16 minuti Spark, chi deve vincere? Ovviamente vince Mavic Mini. Quale dei due, video e foto, secondo me ha vinto? Avete visto il video? Io mi sono fatto una mia idea, sono abbastanza simili in fondo. Tutto sommato sono abbastanza simili, se guardiamo bene, ma in realtà qualche differenza c'è. Il gimbal su tre assi fa il suo lavoro, lo fa molto bene. Sicuramente anche il sensore superiore rispetto allo Spark, 2,7K di registrazione reali contro full frame 1080x720, e questo nel video e anche nelle foto che ho caricato precedentemente è una differenza che si vede, si percepisce. Quindi alla fine qualità delle immagini vince Mavic Mini. Amici di Nike, conclusioni, Mavic Mini o Spark? Mavic Mini? Non lo so. Sì, lo so, per me Mavic Mini, perché è un drone già pronto per la nuova normativa. La telecamera sicuramente, la qualità video sicuramente, sia dei video che delle foto, è superiore a Spark, non solo per i 2,7K di Mavic Mini rispetto ai full frame di Spark, ma anche per, nel Mavic Mini ho trovato un miglioramento anche proprio della qualità del colore di quelle sono le immagini e le foto. Conclusione, amici di DroneHack, conclusione, è difficile dire dei due quale è superiore, ovviamente è una questione di gusto personale. Lui è stato ed è un grande drone, ma purtroppo adesso rischia di essere superato per la normativa, per il peso, per pochi grammi. Mavic Mini no, col Mavic Mini per il suo peso siamo già all'interno del nuovo regolamento, è già pronto, 250 grammi, si può volare in open category, quindi si può volare liberamente registrandolo, ma liberamente. E quindi è vero, nel volo secondo me è un poco inferiore a Spark, Spark nel volo secondo me è superiore, ma la qualità delle immagini di Mavic Mini è superiore ed è quello che alla fine probabilmente, anzi quasi sicuramente, ognuno di noi cerca da un drone. Quindi Mavic Mini vince questa sfida interna con Spark. Ok, cari amici di Nike, grazie di avermi seguito anche questa volta, vi ringrazio, siete 1100 iscritti, seguite, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina qua sotto per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Salutiamo Mavic Mini, ricordiamoci di Spark che comunque è un grande drone. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti da DroneHack.